Il 2 dicembre scorso, nell'ambito del 13° congresso nazionale IGBD, abbiamo parlato di remissione olistica in un simposio che ho avuto il piacere di moderare insieme con l'amico professor Orlando. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che in fondo esistono molti unmet needs nell'ambito del trattamento della colite ulcerosa, sia per quanto riguarda i nostri obiettivi che in particolare per quelli che riguardano i pazienti. E in fondo, sicuramente ci siamo resi conto che l'obiettivo principale deve essere quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti, altrimenti non siamo efficaci. E proprio i nuovi farmaci che stanno arrivando sul mercato ci hanno aiutato in questo, in particolare mi riferisco agli anti-JAK, in particolare al filgotinib, che è un anti-JAK1 preferenziale, che ha mostrato in uno studio registrativo Selection un'efficacia importante nei pazienti con colite ulcerosa moderato grave. E in effetti c'è stato un netto miglioramento sia clinico che endoscopico e laboratoristico, ma soprattutto ci sono stati dati importanti sul miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Ecco, il messaggio che è venuto fuori da questo simposio in fondo qual è? È quello che, certo, noi dobbiamo mirare a ottenere una remissione della malattia clinica, laboratoristica e endoscopica, ma sicuramente l'obiettivo principale è quello di migliorare in fondo la qualità di vita del paziente e quindi mettere il paziente al centro della nostra attenzione per poter scegliere la strategia migliore da utilizzare.